TV sul canale satellitare della Camera dei Deputati. L'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto delle deputate e dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143,2 del regolamento, del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministro Penitenziario Fabio Cassese. Anche a nome dei colleghi presenti saluto il Ministro Cassese, accompagnato dal Vice Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministro Plenipotenziario Roberto Colaminè, e lo ringrazio per la disponibilità a partecipare ai nostri lavori, ricordando che ha assunto il suo nuovo incarico il 1 marzo scorso. L'audizione odierna mira ad approfondire le priorità strategiche della cooperazione allo sviluppo in quanto strumento essenziale della politica estera del nostro Paese. Al riguardo segnalo che il 31 marzo scorso si è svolta la seconda riunione annuale del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dalla Vice Ministra Sereni, con la partecipazione del Direttore Generale Cassese e del Direttore dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, Luca Maestri Pieri. In quella sede è stata definita la programmazione multilaterale del 2022, con l'approvazione da parte del Comitato della gran parte dei contributi volontari agli organismi internazionali. Proprio con riferimento alla programmazione, ricordo che nel parere approvato dalla terza commissione il 17 novembre 2021 sullo schema di documento triennale di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2021-2023, si chiedeva al Governo di continuare ad assicurare, anche attraverso la definizione di una roadmap, adeguati e graduali incrementi delle risorse destinate alle attività di cooperazione allo sviluppo, al fine di garantire da parte del nostro Paese il raggiungimento degli obiettivi previsti sia in ambito internazionale, sia dalla stessa legge 125-2014, che prescrivono che le risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo siano pari allo 0,7% del reddito nazionale lordo. Al riguardo segnalo che il 12 aprile scorso sono stati pubblicati i dati preliminari del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'Ocse, Ocse-DAC, sui livelli di aiuto pubblico allo sviluppo dei paesi donatori nel 2021, da cui emerge che l'Italia ha raggiunto la quota dello 0,28% dell'RNL. Si tratta di un dato incoraggiante, con un incremento dello 0,6% rispetto al dato del 2020, legato alle risorse impiegate per fronteggiare la crisi umanitaria in Afghanistan, alla cooperazione in ambito sanitario per gestire l'emergenza Covid-19 e alle decisioni prese in tema di ristrutturazione del debito di paesi terzi. Sul piano più generale, occorre osservare che solo quattro paesi membri dell'Unione Europea hanno raggiunto o superato l'obiettivo delle Nazioni Unite dello 0,7%, ovvero Germania 0,74%, Danimarca 0,7%, Lussemburgo 0,99% e Svezia 0,92%. Sempre nel citato parere approvato dalla nostra Commissione, si chiedeva di dare impulso attraverso Cassa Depositi e Prestiti alla mobilitazione di flussi finanziari per iniziative di transizione economie resilienti a bassa intensità di carbonio, valorizzando maggiormente le esperienze italiane in materia di economia circolare e rinnovabili, nonché di procedere alla ristrutturazione e riconversione di parte del debito dei paesi meno avanzati in investimenti in valuta locale finalizzati agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quanto alle priorità geografiche dell'attività di cooperazione, è evidente l'esigenza di procedere ad una loro accurata revisione, anche alla luce degli effetti del conflitto in Ucraina, che, come evidenziato nel recente rapporto globale delle Nazioni Unite sulle crisi alimentari, rischia di determinare una catastrofe umanitaria nei paesi del Nord Africa, del Sahel, del Medio Oriente e del Corno d'Africa, che importano gran parte del grano dalla Russia e dall'Ucraina. Da ultimo, il ministro Cassese potrà fornirci qualche aggiornamento sull'organizzazione di Coopera, la conferenza pubblica nazionale della cooperazione allo sviluppo, in programma a giugno, un appuntamento importante per tracciare le linee di indirizzo per i prossimi anni. Fatta questa premessa, do ora la parola al direttore generale Cassese affinché svolga il suo intervento. Prego, direttore, benvenuto. Grazie mille, onorevole Spadoni, Presidente, a tutti i presenti. Diciamo, come dicevate, ho preso funzioni 2 mesi fa come direttore generale, quindi vi ringrazio molto per questo invito che è un gesto di attenzione, di sensibilità verso un tema, quello dello sviluppo internazionale, di grandissimo interesse per il Paese e per la nostra politica estera. Inutile che sto qui a ripetere formule che conoscete bene, il fatto che la cooperazione allo sviluppo sia parte integrante e qualificante della politica estera è uno degli assiomi della legge di riforma e rimane valido soprattutto oggi in un contesto internazionale deteriorato da crisi e in particolare dal conflitto in Ucraina e che usciva da una situazione di grossa precarietà.
derivante dalla pandemia per il Covid. In questo contesto, malgrado appunto tutte le perturbazioni a quello che poteva essere un ordinato svolgimento delle attività di cooperazione, resta valida per noi come bussola e come orientamento l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Lo dico perché secondo molti l'agenda diventa irrealistica o inattuale proprio in presenza di queste situazioni di crisi, ma in realtà noi crediamo, tenendo fede anche al documento triennale che anche qui è stato approvato poco tempo fa, che invece sia gli obiettivi di sviluppo sostenibile che appunto l'Agenda 2030 e il suo complesso sono il quadro di riferimento ineliminabile che contiene molti elementi che si attagliano anche a situazioni come quelle attuali. Parlavo del documento triennale, quindi voi lo conoscete e non sto qui a ripetere tutte i tratti salienti, le priorità che sono incluse, però voglio dire che quello che noi cerchiamo di fare è di avere un approccio molto equilibrato a tutti gli strumenti di attuazione del piano triennale, quindi in particolare nel dibattito ormai abbastanza tradizionale che c'è sugli strumenti di cooperazione bilaterale, multilaterale o di emergenza, stiamo procedendo verso un progressivo allineamento che in linea di massima porta le tre componenti attorno al 32-33%, chi più chi meno a seconda degli anni, ma che siano in sostanziale equilibrio, diciamo rettificando un po' uno squilibrio che in passato c'era per il settore multilaterale, ma non per una ovviamente sfiducia nel multilateralismo che resta ovviamente un punto di riferimento importante, ma proprio per valorizzare la ricchezza del sistema italiano di cooperazione che offre una miriade di attori in grado di fare un lavoro ugualmente efficace e complementare a quello degli organismi internazionali. Mi soffermo quindi come temi di attualità su tre punti, oltre poi a parlare ovviamente di coopera e poi delle risorse, che è un tema ovviamente di stretta connessione con le funzioni della Commissione. Per quanto riguarda i tre punti diciamo di merito, direi che sono: uno riguarda il proliferare di crisi regionali, il secondo l'insicurezza alimentare e il terzo il permanere comunque della pandemia come comunque elemento da contrastare e da sconfiggere. Sono tutti quanti elementi che cambiano un poco gli scenari. In primo luogo le crisi umanitarie. Il 2021 e anche il 2022 sono anni in cui le crisi umanitarie e anche le crisi interne a molti paesi, politiche, sono aumentate moltissimo. Questo pone delle sfide notevoli al nostro sistema. In primo luogo, il moltiplicati di crisi umanitarie impone comunque di operare in un quadro diverso da quello dello sviluppo, in cui prevale ovviamente l'elemento emergenziale, degli aiuti d'emergenza, ma dove sempre più spesso ci è richiesto di operare simultaneamente con programmi, attività che vadano oltre l'emergenza, diciamo realizzando quel famoso nesso tra umanitario, sviluppo e anche, adesso si aggiunge il tema, il triplo nesso, umanitario, sviluppo e pace, che rende particolarmente complesso la costruzione di interventi che altrimenti puramente emergenziali sarebbero tecnicamente più semplici, poi diciamo sappiamo non sufficienti. Crisi umanitarie, diciamo che assistiamo, abbiamo avuto l'agosto scorso l'esplodere della crisi afghana, a cui sia il Parlamento che il Governo hanno risposto con molta determinazione ed efficacia, approvando stanziamenti significativi e anche noi abbiamo approvato una serie di programmi, in particolare col sistema delle Nazioni Unite, visto l'impossibilità e l'inopportunità di interagire col regime talebano, ma anche appunto con le nostre organizzazioni della società civile. È una crisi che ci ha assorbito tutta la seconda metà del 2021 insieme alla pandemia e poi appunto l'esplodere della crisi in Ucraina ci ha messo di fronte di nuovo alle necessità di operare con strumenti di emergenza
che appunto abbiamo prontamente messo in campo sia attraverso il sistema delle Nazioni Unite, sia adesso stiamo orientandoci anche con le organizzazioni della società civile italiana e sia con il trasporto di beni attraverso in particolare il deposito umanitario di Brindisi. Ci sono due tipi di crisi, dicevo. Una è quella immediata, diciamo quella acuta, a cui rispondiamo solitamente con strumenti di emergenza, e l'altra invece sono le cosiddette crisi protratte, che praticamente diventano quasi strutturali, croniche. Il tipico caso è quella siriana, però rischia di diventare anche quella dell'Afghanistan, lo è già quella yemenita. Nel caso delle crisi protratte, naturalmente il discorso del nesso e quindi della messa in opera di attività che vanno oltre l'umanitario diventa particolarmente pregnante. E lì il dilemma è come molto spesso non far sì che gli interventi che vanno più verso lo sviluppo siano interpretabili come interventi a sostegno dei regimi che non si condividono. Il tipico esempio era quello siriano, diventato anche quello afghano, ma in molti casi di crisi derivanti da conflitti il problema c'è. E quindi si cerca di mettere in atto strumenti che in qualche modo cerchino di assicurare anche servizi di base alla popolazione che è in sofferenza per queste tragedie, però diciamo senza poi che ciò rappresenti un rafforzamento del regime. Molto spesso il sistema delle Nazioni Unite garantisce da questi rischi, ed anche le organizzazioni della società civile che operando direttamente a contatto con le comunità non hanno rapporti sostanziali con i governi. Per quanto riguarda questa situazione ci mette particolarmente in difficoltà, perché appunto se noi vediamo i nostri paesi prioritari, i 21 paesi prioritari, adesso più di 10 sono in situazione di fragilità, di conflitto, di emergenza, con la necessità di riadattare tutta la programmazione che avevamo previsto, che era di natura più di sviluppo. La seconda caratteristica attuale è il crescere dell'insicurezza alimentare. L'insicurezza alimentare è un fenomeno ovviamente preesistente alle attuali crisi, derivante spesso dai cambiamenti climatici, da problemi proprio anche di struttura dei sistemi agricoli ed economici che si sono affidati molto spesso sulle importazioni piuttosto che sulla produzione locale, ma che praticamente si è esacerbata moltissimo con gli ultimi eventi. Ma il fatto che fosse già un'emergenza, non solo, lo si nota dai lavori che c'erano nelle organizzazioni romane, la FAO, l'IFAD e il PAM, ma anche dal fatto che durante la presidenza G20 italiana l'anno scorso abbiamo approvato a Matera una dichiarazione sulla sicurezza alimentare e abbiamo anche ospitato il Pre-Food Systems Summit delle Nazioni Unite, proprio perché appunto per noi è sempre stato un tema prioritario. Naturalmente sappiamo tutti che la guerra in Ucraina ha stravolto ancora di più questa problematica, perché il combinato disposto di aumenti dei prezzi già preesistenti, aggravati dalla mancanza, la riduzione dell'offerta, con riduzione dell'offerta, essendo l'Ucraina e la Russia i più grossi esportatori di grano e di altri cereali, ha fatto sì che moltissimi paesi che dipendevano fondamentalmente da queste importazioni e da quella dei fertilizzanti, pure di produzione in gran parte russa, si trovino e si troveranno in grossa difficoltà. Naturalmente non sono effetti meccanici, sono effetti voluti, lo sappiamo. Sappiamo appunto, per esempio, che le sanzioni in qualche modo non pregiudicano l'esportazione di questi beni, ma che è una precisa scelta della Russia, in questo caso, di limitare un po' questa offerta e di bloccare anche, come tutti leggiamo sui giornali, la
esportazione del, almeno si parla di questi 20 milioni di tonnellate di grano giacente nei silos del porto di Odessa, ma poi ce ne sono anche altri, la produzione dell'Ucraina era veramente enorme, e alcuni paesi tipo il Libano, la Turchia stessa, l'Egitto, la Tunisia ed altri paesi africani dipendono per oltre il 50%, a volte pure l'80% da queste importazioni. È evidente che c'è un rischio enorme, non solo di umanitario, cioè di ulteriore impoverimento della popolazione sotto il profilo nutrizionale, ma c'è un problema anche di stabilità sociale, di stabilità politica, essendo appunto poi alla fine la carenza di beni alimentari primarie una delle possibili fonti di tensioni e quindi di disordini, come sappiamo dalle primavere arabe. E quindi il mondo si sta mobilitando per questa problematica, ci sta un proliferare di iniziative. Abbiamo appena avuto la riunione dei ministri dello sviluppo del G7 a Berlino, dove la Germania, la presidenza, ha lanciato una iniziativa che tende proprio a coordinare le molteplici iniziative lanciate in questo mese. Iniziativa tedesca della presidenza del G7 a cui noi ci siamo legati, in particolare organizzando per l'8 giugno un dialogo con i paesi mediterranei, quindi con focus regionale, proprio per identificare i bisogni e prospettare insieme alla FAO, la Banca Mondiale ed le altre agenzie romane, IFAD e PAM, dei possibili tracciati per una soluzione non facile che naturalmente dal di là dell'emergenza investe anche il lungo periodo. Però è un tema che va affrontato, perché già con il Covid si era manifestato, quando ci fu poi il blocco delle esportazioni, la sosta nei trasporti, molti paesi si trovarono in difficoltà, cioè vicini alla carenza fondamentale di beni alimentari primari. Quindi l'Italia si è fatta promotrice di questa iniziativa, la Germania nel G7, però appunto anche in ambito europeo la Commissione si è mobilitata stanziando prima 250 milioni, poi adesso chiedendo il riutilizzo di 600 milioni del Fondo Europeo di Sviluppo per la sicurezza alimentare, quindi lanciando comunque una sorta di facility dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti hanno organizzato a New York, in ambito sia Assemblea Generale che Consiglio di Sicurezza, una conferenza sulla sicurezza alimentare il 18-19 maggio scorsi, in cui appunto anche loro hanno lanciato una iniziativa, e questa se ne aggiungono probabilmente altre. Noi cercheremo di dare il nostro contributo organizzando questa riunione, che sarà copresieduta dall'Italia, dalla Germania come presidenza G7 e da due paesi partners, la Turchia e il Libano, proprio come rappresentanti ideali dei paesi mediterranei colpiti da questa crisi. Quindi insicurezza alimentare il secondo tema, e il terzo tema resta purtroppo la risposta multilaterale alla pandemia, che sembra quasi diciamo tra virgolette dimenticata, ma ci sono due temi. Uno è il seguito di tutto l'enorme lavoro fatto a livello multilaterale l'anno scorso attraverso in particolare la COVAX Facility per diciamo curare la consegna di dosi di vaccino, ma anche l'effettuazione di vaccinazioni. È stato un lavoro enorme che in un primo momento ha avuto la sfida delle risorse, che erano diciamo veramente di notevolissima entità, ma poi la sfida principale è stata quella famosa dell'ultimo miglio, cioè far sì che poi tutti questi fondi raccolti, questi vaccini diciamo collazionati, arrivassero ai destinatari e si trasformassero in vaccinazioni. L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto, ci eravamo dati l'obiettivo del 70% di popolazione mondiale vaccinata, naturalmente siamo ancora molto lontani, però devo dire che il meccanismo, al di là di ogni cosa, con il concorso di tante altre entità, in particolare l'UNICEF con questo programma dell'acceleratore ACTA, che appunto cura non solo la consegna dei vaccini ma anche di altri strumenti diagnostici, ossigeno, eccetera,
Comunque ha dimostrato come il multilateralismo è l'unica soluzione a problematiche globali e come possa essere efficace malgrado le innumerevoli sfide che comporta. Direi che l'Italia ha avuto un impegno notevole. L'anno scorso abbiamo donato 424 milioni di euro, di cui 385 alla COVAX. Gran parte erano soldi del Ministero delle Finanze, ma anche diciamo, da parte nostra abbiamo contribuito a tanti programmi delle Nazioni Unite. Quest'anno abbiamo invece annunciato l'impegno di 20 milioni di euro al CEPI, alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, che cura particolarmente la ricerca e lo sviluppo di vaccini non solo contro il Covid, ma anche contro altri patogeni. Naturalmente il Covid è una sfida che si inserisce però in quella più ampia della salute globale, dove ci sono altre problematiche molto gravi per i paesi partners e dove a un certo punto lo sforzo collettivo dovrà essere mantenuto, non solo per far fronte a queste diciamo effetti, a queste patologie, ma anche per rafforzare i sistemi sanitari di base e avere quindi in qualche modo i sistemi più preparati ad affrontare situazioni di crisi. Noi quest'anno c'è stato un Global Covid Summit il 12 maggio, dove il Presidente del Consiglio ha annunciato altri 200 milioni di euro di aiuti per la CT Accelerator, questa piattaforma di risposta alla pandemia. E oltre abbiamo anche promesso 31 milioni di dosi di vaccino da donare nel 2022. Diciamo questi tre temi sono tre temi che in qualche modo assorbono la nostra attenzione, ma ovviamente si sommano al lavoro ordinario che abbiamo nell'ambito dell'Agenda 2030. In questo contesto, il 23 e 24 giugno, si svolgerà la conferenza pubblica nazionale che la legge 125 ha previsto per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, la cosiddetta Coopera, di cui abbiamo avuto la prima edizione nel 2018 e che fu un successo. Quest'anno, naturalmente, con tutti i rinvii dovuti al Covid, ci sono le condizioni per farne una manifestazione diciamo di efficace, appunto col principale scopo di comunicare con la cittadinanza e in qualche modo diffondere il messaggio che la cooperazione allo sviluppo è un investimento per la nostra sicurezza, il benessere, oltre che per profili etici e umanitari, ma anche per fare forse il punto tra tutti gli attori su dove siamo arrivati insieme e dove possiamo andare. Il programma è ancora in fase di definizione, si svolgerà la conferenza all'auditorium della conciliazione, quindi a via della conciliazione. L'agenda dei lavori si sta ruotando intorno alle 5 P dell'agenda 2030, quindi diciamo pace, prosperità, persone, pianeta e partenariati. E stiamo cercando di fare un lavoro sobrio, diciamo, non necessariamente una conferenza diciamo, dai toni scintillanti o comunque come dire, eclatanti, ma cercando di coinvolgere tutti, consultarci con tutti. Ovviamente anche i membri della Commissione, tutti i parlamentari sono invitati a venire, a collaborare e a essere con noi in questa occasione. Poi vi arriveranno naturalmente inviti e l'agenda e tutto il resto. Infine vorrei dire, forse il tema ovviamente che a noi sta a cuore è quello delle risorse. Come diceva lei, Spadoni, le risorse sono quest'anno, nel 2021, abbiamo avuto la buona notizia dello 0,28%. E naturalmente come tale la dobbiamo prendere, nel senso che non solo è una notizia che ci mette un po' più in pace con la reputazione internazionale, mettiamola così, perché anche in sede di OCSE-DAC si è dimostrata una certa soddisfazione, ma naturalmente non è un alloro su cui giacere.
perché sappiamo che l'aumento è stato determinato da fattori contingenti e quindi non facilmente ripetibili. La cancellazione del debito della Somalia per 470 milioni, l'incremento dei contributi del MEF a banche e fondi di sviluppo, in particolare per la pandemia, per 670 milioni in più, l'incremento dei costi per i rifugiati del Ministero dell'Interno con un aumento di 327 milioni. Già queste tre componenti hanno portato 1,5 miliardi di aumento e sappiamo che l'anno prossimo non necessariamente ci saranno, soprattutto non sono risorse a regime, cioè sono risorse che magari ci potranno essere emergenze peggiori o provvedimenti ancora più voluminosi, ma sempre, come dire, non strutturali. Noi quello che dobbiamo contare invece sono su flussi di risorse strutturalmente stabili, in crescita, che ci diano la possibilità di programmare le attività di cooperazione in un arco di tempo che lo sviluppo ormai ha dimostrato perlomeno deve essere di 5 anni in teoria, cioè non si riesce ad avere un impatto se non appunto umanitario in un periodo inferiore. Se vogliamo costruire veramente lo sviluppo sostenibile ci vuole tempo e quindi ci vuole la necessità di contare su risorse stabili. Per fare un poco di conti, per dire a che punto siamo e per limitarci al Ministero degli Esteri, quindi a quello che è il bilancio nostro e dell'AICS, l'anno scorso avevamo ottenuto 738 milioni tra legge di bilancio, deliberazioni e missioni internazionali, in cui la grossa sorpresa era stata l'aumento dei fondi per la crisi afghana, derivante dal reindirizzo di fondi previsti per programmi non più continuabili, tipo il sostegno alle forze armate, e quindi che per fortuna furono dirottati sulle attività di sviluppo, e poi con un certo numero di entrate, tipo l'8 per mille ed altre. L'anno scorso la distribuzione dei canali, come dicevo prima, era stata per il 39% multilaterale, 29% il bilaterale e 32% l'emergenza. A che punto siamo quest'anno? L'anno scorso il Parlamento ha approvato una norma nella legge di bilancio che prevedeva un aumento di 100 milioni circa l'anno per un certo numero di anni, proprio per rimpinguare il bilancio dell'AICS o della cooperazione italiana in maniera, come dire, stabile, quindi dare questa possibilità di programmazione più prevedibile. Quest'anno c'era stato il primo incremento, purtroppo la guerra in Ucraina inevitabilmente ha avuto un impatto su questo, c'è stato un primo provvedimento molto, diciamo, come dire, richiesto quando c'è stata l'invasione, all'indomani dell'invasione, di sostenere il bilancio dello Stato ucraino, e quindi il ministro ha adottato un decreto che stanziava 110 milioni per il bilancio dello Stato ucraino per assicurare la sopravvivenza di alcuni servizi essenziali, dagli stipendi a simili. E poi abbiamo già impegnato 26 milioni di euro in aiuti umanitari, che ovviamente non erano previsti per l'Ucraina fino a pochi settimane prima, e contiamo di investirne un'altra, perlomeno un'altra decina, se non altri 15, quindi alla fine perlomeno 40 milioni andranno per l'emergenza ucraina, sperando che la situazione, diciamo, in qualche modo migliori. Questo fa sì che in questo momento ci troviamo un po' in aspettiamo ansiosamente l'approvazione e la presentazione del decreto missioni internazionali. In questo momento siamo in realtà con un gap rispetto all'anno scorso, perché in questo momento noi prevediamo un minimo di 677 milioni se consideriamo che nel decreto missioni venga assegnata la quota tradizionale per la cooperazione di 130 milioni. Saremo sotto rispetto all'anno scorso circa 70 milioni, che non è diciamo, sotto certi profili accettabile. Quindi da un lato dobbiamo recuperare i 110 milioni che abbiamo comunque stanziato per l'Ucraina e dall'altro nel decreto missione dobbiamo prevedere un ammontare tale che ci riporti alla cifra, perlomeno la cifra attesa l'anno scorso, che erano praticamente i 738 milioni più i 100 che la legge di bilancio aveva assicurato. Sono in contatto, diciamo, sono stretti contatti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Ministero della Difesa, per presentare un decreto missioni che
colmi questi gap, quindi siamo molto fiduciosi che ci sia quantomeno un recupero. Poi ci sono varie ipotesi, ma noi naturalmente speriamo nell'ipotesi più consistente, che ci dovrebbe alla fine portare a circa 890 milioni rispetto ai 738 dell'anno scorso. Questa è la più rosea e ottimistica. Per concludere, ripeto, sui canali vediamo un riequilibrio dei tre canali bilaterali, quindi può anche, in base alle indicazioni che erano arrivate dal Parlamento, un aumento del canale bilaterale. Stiamo lavorando anche per una razionalizzazione del fondo rotativo su cui eroghiamo i prestiti, i crediti di aiuto, e in particolare abbiamo concluso un lavoro con Cassa Depositi e Prestiti e con il MEF proprio per ottenere una ottimizzazione delle risorse e avere disponibilità comunque di risorse per nuovi impegni su un fondo che altrimenti era un po' bloccato dagli impegni presi. C'è anche un'ulteriore novità nello scenario della cooperazione finanziaria, che è il Fondo Italiano per il Clima, che è assegnato al Ministero della Transizione Ecologica e gestito anche questo da Cassa Depositi e Prestiti. Come sapete sono 840 milioni di euro l'anno per 5 anni, più 40 milioni di doni ad integrazione di queste cifre. È un ammontare abbastanza impegnativo, importante. L'obiettivo è di contribuire agli obiettivi di riduzione dei cambiamenti climatici e di tutela dell'ambiente, ma molto importante, come sapete voi, la legge ha previsto che tutto debba avvenire in conformità con la legge 125 e con gli obiettivi. Direi che mi fermerei qui, abbiamo anche in programma altre cancellazioni del debito, c'è tutto il tema appunto del debito dei paesi in via di sviluppo a seguito della pandemia, però contiamo di poter entro il mese di giugno avere contezza delle disponibilità di bilancio in modo da approvare finalmente le programmazioni paese che aspettano appunto la determinazione degli ammontari. Alla base c'è comunque il problema che tutti noi preferiremmo avere gli stanziamenti solo in legge di bilancio, perché effettivamente contare su cifre così importanti per il decreto missioni comporta dei ritardi inevitabili sia nell'approvazione della programmazione che nella erogazione. Grazie. Grazie a lei, direttore. Chiedo ai colleghi, anche quelli collegati da remoto, se intendono porre domande o svolgere osservazioni. Io ho già altre richieste di interventi, colleghi, dato anche l'orario, vi chiedo brevità nelle domande o nelle osservazioni, perché alle 15 dobbiamo chiudere, ovviamente dobbiamo lasciare spazio anche al direttore per l'eventuale replica. Do la parola al collega Valentini, prego. Grazie direttore, mi scuso perché non ho potuto sentire parte del suo intervento, purtroppo siamo tutti multicanale e multitasking. Tre cose semplicemente, la prima dirle e farle gli auguri in questo nuovo incarico molto delicato e molto importante. Ciò che stiamo assistendo in questo momento viene intensificato dalla guerra, ma gran parte dei trend che dobbiamo affrontare sono già in atto. La desertificazione, l'aumento delle derrate delle materie prime erano dovute, nel caso dei fossili, al fatto che non erano stati fatti abbastanza investimenti in un settore che era ciclico e come tale richiedeva comunque un'intensificazione. Per quanto riguarda, vediamo adesso gli aiuti, vediamo la situazione alimentare, abbiamo visto carestie in Cina, che è il principale produttore in realtà di cereali, un problema dovuto a delle alluvioni, e d'altra parte in India abbiamo un problema dovuto alla carestia. Questo per dire, la cooperazione allo sviluppo è lo strumento cardine, è uno degli strumenti più importanti della nostra attività, lo considero non soft power ma lo considero hard power. Capisco le difficoltà che derivano da gestire da varie fonti tutta una serie di stanziamenti. Penso che per me, non il nostro gruppo, ma ritengo tutto il Parlamento, collaborerà con lei per cercare di dare sempre maggiore efficacia a questo strumento. Grazie. Grazie a lei. Collega Quartapelle, prego.
Grazie, anche io ringrazio il direttore Cassese, gli do il benvenuto qua in commissione dopo la Presidente. Credo sia importante per la Commissione mantenere un rapporto costante con la sua direzione generale, anche in vista appunto delle scelte che si devono fare di tipo di carattere strategico sulla cooperazione. Una domanda che riguarda anche i cambiamenti geopolitici che stiamo attraversando. Lei ci ha dato conto di quanto effettivamente siano cambiate le strategie, gli obiettivi della cooperazione dopo la pandemia e per fare fronte al nuovo quadro di relazioni internazionali, soprattutto nell'emergenza. Mi chiedo se la cooperazione italiana il sistema della cooperazione italiana stia ragionando sul tema dei diritti umani e della promozione delle libertà individuali e delle democrazie nei vari paesi, nel senso che chiaramente il tema della politica estera e delle relazioni internazionali è questo oggi, cioè come noi democrazie difendiamo i difensori dei diritti umani, promuoviamo una cultura dei diritti umani, dei diritti individuali, dello Stato di diritto nei paesi dove siamo presenti, aiutiamo le democrazie nascenti a consolidarsi. Sarebbe bello che su questa riflessione ci fosse anche un lancio di una nuova strategia italiana e di nuove linee strategiche di intervento, perché come diceva lei, un conto è intervenire in emergenza, un conto è dare un contributo al tema dello sviluppo a cui va affiancato appunto questo tema del rafforzamento delle democrazie. Grazie. Grazie a lei, collega Formentini, prego. Grazie Presidente, io mi unisco sia al collega Valentini nell'augurare al nuovo direttore buon lavoro, sia alla collega Quartapelle perché condivido l'appello a far sì che la nostra cooperazione serva anche a promuovere e difendere i diritti umani. E a questo proposito l'appello che le rivolgo è quello di potenziare la nostra presenza come cooperazione nell'area dell'Indo-Pacifico, che sappiamo essere strategica sia dal punto di vista geopolitico che proprio anche da quello geostrategico. Grazie. Grazie. Grazie a lei, mi aggiungo anche io, ringrazio anch'io il direttore per questa audizione molto, molto interessante. Come ha visto, vari colleghi di vari gruppi hanno comunque dato supporto costante e assoluto nei confronti della cooperazione, che come diceva anche lei ha un ruolo strategico all'interno delle relazioni geopolitiche. Ecco, quindi io ho tre domande velocissime. Lei nella sua intervista pubblicata il 21 marzo a Farnesina ha dichiarato che appunto la cooperazione internazionale è il motore della dinamica che rende realizzabili gli obiettivi dell'Agenda 2030. E in questo momento, come lei ha ricordato, ci sono anche numerose situazioni di emergenza, c'è la guerra in Ucraina, ma c'è anche la situazione dei paesi del Sahel e della regione del Corno d'Africa. Le chiedo che ruolo giocherà la cooperazione negli obiettivi dell'Agenda 2030 in questo complesso scenario. Seconda domanda, come risulta dal documento triennale di programmazione e di indirizzo, l'Afghanistan è un paese prioritario per l'Italia. Il 21 maggio il Ministero della Promozione della Virtù e della Prevenzione del Vizio Afgano ha imposto alle giornaliste televisive di apparire in video con il volto completamente coperto, oltre poi a una diminuzione dei diritti delle donne in Afghanistan. Quindi le chiedo cosa può fare la cooperazione italiana per tutelare i diritti umani delle donne afghane. In ultimo, un punto sullo stato di salute della cooperazione, in parte mi ha già risposto, abbiamo parlato dello 0,28, ricordo anche però il dato del 2017, eravamo arrivati a un bellissimo 0,30, è chiaro che è importante che le risorse, come anche lei ha ricordato, possano essere incrementate per raggiungere il famoso obiettivo dello 0,70 dell'RNL previsto dall'Agenda 2030. Quindi, diciamo un punto su questo stato di salute e se in qualche modo anche noi possiamo contribuire per far sì che l'obiettivo venga raggiunto. Grazie, lascio a lei la parola. Ah, un'ultima cosa, mi scusi, un punto giusto sulla Libia, se per caso ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la questione libica, dato anche insomma il nostro vicino, ecco, considero in qualche modo vicini, quindi se ha qualche informazione aggiornamento da darci sulla situazione libica. Grazie. Collega Migliozzi, prego. Grazie, mi scuso per il ritardo, ma con i treni
Vorrei porle un'ultima domanda a questo punto. Io sono molto impegnata sul lato della cooperazione culturale e vorrei chiederle a questo proposito se in che modo viene portato avanti in questa dimensione e venga un lavoro che si integri e valorizzi la cooperazione. E se esiste un coordinamento con gli altri soggetti che afferiscono al sistema diffuso di promozione culturale. Mi riferisco per esempio agli istituti di cultura presenti nei vari paesi e con cui noi cooperiamo. E in che modo quindi coniughiamo gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, alla diplomazia culturale, contribuendo nello stesso momento a consolidare l'immagine del nostro paese nel mondo e per rinsaldare i rapporti con gli altri stati. Grazie. Grazie a lei. Direttore, a lei la parola. Grazie per comunque gli auguri e i complimenti, grazie ancora per l'attenzione alla cooperazione. Brevemente le risposte, pure a me piacerebbe appunto vedere la cooperazione come hard power, penso che lo sia effettivamente, perché appunto mira a determinare dei cambiamenti, questo diciamo è uno dei primi effetti dell'hard power. Per quanto riguarda i diritti umani, sono d'accordo, noi siamo abbastanza attivi nel settore diritti umani, governance, come sapete abbiamo nell'ambito delle Nazioni Unite questa leadership sull'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 16, che è quello appunto che include la good governance, i diritti umani. Ogni anno organizziamo una conferenza a Roma con IDLO e DESA, e UN DESA, proprio per fare il punto sulla attuazione di uno dei più complessi degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che include poi anche la pace, la stabilità e la democrazia. Questo quindi a livello politico c'è un impegno che ci è riconosciuto. Sono d'accordo che occorrerebbe dal punto di vista operativo un cosiddetto quadro di riferimento strategico più preciso, più anche focalizzato, che può puntare tanto al consolidamento delle democrazie quanto appunto alle regole dello Stato di diritto, che in molti paesi vanno, se non consolidate, fondate, e che possa tradursi poi in attività concrete di cooperazione. Quindi è uno spunto sicuramente valido quello di fare iniziare una riflessione per definire un quadro strategico su cui poi innestare delle iniziative. Però dal punto di vista così politico, dalla politica della cooperazione, ci siamo, perché abbiamo questa anche una leadership, quantomeno leadership o comunque un attivismo riconosciuto. Per quanto riguarda la presenza nell'Indo-Pacifico, evidente sì, è un'area di grandissima centralità strategica, geopolitica. Noi possiamo sicuramente provare, anche se poi abbiamo tutti i vincoli dei paesi prioritari, della concentrazione degli aiuti che ci viene richiesta da più parti, quindi è un po' difficile, però devo dire che perlomeno per quanto riguarda l'area pacifica, quindi degli stati insulari, abbiamo un costante interesse verso quell'area in progetti ambientali che abbiamo spesso realizzato insieme al Ministero della Transizione Ecologica e che secondo me continueranno, perché è un'area che alla fine fa riferimento, come abbiamo visto anche dai recenti avvenimenti, solamente su l'Australia, Nuova Zelanda, e con anche l'arrivo preponderante della Cina, che rischia di essere egemonico in quell'area e quindi di occupare un grandissimo ruolo. Sappiamo che c'è un'iniziativa militare, tra gli Stati Uniti sono attivi, però la nostra presenza sicuramente non sarebbe inopportuna, dobbiamo solo capire come renderla compatibile con i nostri obiettivi e limiti. Per quanto riguarda le tre domande dell'onorevole Spadoni, sull'Afghanistan ho accennato pure prima, di fatto noi stiamo cercando di mantenere questa linea di equilibrio tra assistenza umanitaria e primi interventi per i servizi di base. Siamo molto preoccupati della situazione delle donne e delle bambine,
il regime talebano ha introdotto un po', diciamo, con astuzia tattica delle limitazioni un po' scadenzate nel tempo, in modo che la comunità internazionale non venga stravolta, comunque si coaguli fortemente. Sono, dimostrano quantomeno un'accortezza tattica, però la sostanza è quella, cioè c'è un divieto di accesso all'istruzione, c'è l'obbligo del velo, diciamo, si stanno facendo passi indietro e noi siamo determinati con molti programmi che facciamo con UNICEF, con UNFPA e con le nostre ONG a cercare di mantenere un po' il terreno e quindi sicuramente sotto questo profilo il lavoro da fare è moltissimo. D'altra parte ci dobbiamo essere, perché se non ci fossimo probabilmente la situazione sarebbe ben peggiore di quella attuale. Lo stato di salute della cooperazione, ho cercato di fare una sintesi sulle risorse. Forse un cenno merita anche l'attuazione della riforma, nel senso che ovviamente tutti noi, tutti quelli che seguono le vicende, sanno che siamo ancora in una fase di rodaggio, mettiamola così, in cui il sistema equilibrato tra il Ministero, AICS, Cassa Depositi, MEF, tutti gli attori, diciamo, funziona molto bene a livello strategico, a mio parere, nel senso che il dibattito, le consultazioni programmatiche, eccetera, ormai hanno raggiunto un discreto grado di compenetrazione, quindi di inclusione. Dobbiamo un po' fare il passo ulteriore sul lato operativo, cioè sulla capacità di realizzare in tempi brevi, con efficacia, con snellezza, diciamo, interventi che purtroppo ancora oggi, malgrado i propositi, richiedono tempo. Mi sembra che questo, no, una sola parola vorrei dire sulla cooperazione culturale, solo un minuto, perché vicende alterne, abbiamo momenti di tensione, poi si affievoliscono, diciamo, non si supera mai una linea, ma ovviamente siamo ancora in una fase molto instabile. No, sulla cooperazione culturale c'è molta sinergia, a mio parere. Sarà che io vengo da un'esperienza come ambasciatore in Giordania, in cui veramente la cooperazione in ambito culturale era un pilastro. Perché questo? Perché naturalmente è un paese nel quale c'è un patrimonio culturale notevole, c'è la necessità di anche associarlo a turismo sostenibile, quindi attività redditizia ma rispettosa del patrimonio, e in cui c'era la presenza di enti italiani. In particolare lì le missioni archeologiche erano una decina e tutte quante di varie università italiane sono riuscite anche a proporsi come attori, propositori di progetti, ad esempio di restauro di un sito archeologico, ma anche di messa a sistema di un piano di turismo sostenibile, quindi accoppiando le attività tipiche del restauro, del ripristino e quindi dell'identità del patrimonio con anche attività reddituali ma sostenibili, rispettose. C'è poi un progetto molto bello che realizza proprio una grossa sintesi delle eccellenze italiane con la cooperazione, che è l'istituzione del Centro Regionale di Restauro dei beni diciamo culturali, che dovremmo aprire a Gerash, vicino a Man, dove c'è un bellissimo sito romano, e che in effetti sarà accompagnato da attività di formazione del nostro Istituto Centrale di Restauro e di altre istituzioni, come da Firenze, si era parlato dell'opificio delle pietre dure, diciamo, tutte le nostre eccellenze in materia di restauro, per poter far sì che in Giordania, in quel posto, ci sia un centro con eccellenze, già adesso è dotato di tutta la strumentazione, quindi è pronto a partire, abbiamo finanziato anche la parte infrastrutturale, ma che poi diventa addirittura un punto di riferimento regionale, perché non ce ne sono altri nella regione medio orientale in senso ampio, e quindi possa essere effettivamente coniugare in maniera perfetta una tradizione che è quella della diplomazia culturale con un settore della cooperazione che appunto è quello di tutela e promozione del patrimonio e dello sviluppo sostenibile. Quindi si può fare, anche in tanti altri posti si fa, ma può diventare uno dei punti qualificanti della nostra azione. Direttore, io
Direttore, io la ringrazio per il suo contributo e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie a tutti. A voi.